la battaglia di Agincourt. Non proprio una robetta da nulla. Sarà difficile raccontarla in pochi minuti, ma ci proviamo. Vogliamo innanzitutto dire che la battaglia di Agincourt è una battaglia simbolo del Medioevo. Proviamo a elencare alcuni punti per capire come mai è così importante. Prima di tutto faceva parte di quel gran campionato europeo che era la Guerra dei Cent'anni. Ricordate questi ricordi scolastici, la Guerra dei Cent'anni, quando ancora gli inglesi ci tenevano ad entrare in Europa. Finito questo campionato, gli inglesi inizieranno a portare i carri a sinistra e a mettere la moquette nel bagno. Secondo motivo è una delle ultime battaglie frontali con esercito feudale. Cosa vuol dire esercito feudale? Beh, all'epoca i re non avevano degli eserciti permanenti. Andavano dai loro aristocratici, dicevano: «Ehi, duca di York, porteresti i tuoi uomini a fare una bella scampagnata in Francia? Io raccimolo qualche galeotto, qualche condannato alla forca!» Terzo, è uno scontro tra due mondi. Il cavaliere contro l'arciere. Il mondo aristocratico contro quello contadino. L'idea di combattere per la gloria o di vincere la battaglia con ogni mezzo a disposizione. Capite bene che con questo contrasto il massacro è assicurato e molto succulento. Ma andiamo per gradi. Enrico V d'Inghilterra nel 1413 eredita il trono del padre. Enrico IV, un re abbastanza mediocre, che non ha fatto che alimentare le guerre intestine che hanno dilaniato l'Inghilterra. Per placare queste guerre intestine, Enrico V decide di ispirarsi a un grande predecessore, Edoardo III, il re che aveva espanso i confini inglesi in Scozia e in Francia. Quindi è deciso, spedizione in Francia. Spedizione in Francia? Ma con quale esercito? Un po' ce lo siamo già detti prima, ricordate? Un po' chiama gli aristocratici che portano i loro uomini, un po' di mercenari, un po' di coscrizione obbligatoria, finti provini di X-Factor, insomma un po' di gonzi riesce a recuperarle e forma il suo esercito. L'esercito c'è. Ma come lo trasportiamo in mare? Abbiamo 6 navi, sire. Un conto è muoversi a terra e spaccare le ossa agli scozzesi, ma attraversare il mare è tutto un altro paio di maniche. Ne fa costruire un po' le affitta, ma non bastano. A un certo punto, per pagare le navi, mette in vendita la corona di Riccardo II nella pagina Facebook «Te la vendo se mi vieni a prendere». Alla fine l'idea è geniale. Chiede indirettamente aiuto all'Olanda, fa finta di far annegare i suoi uomini in mare e, in men che non si dica, si ritrova circondato da una flotta di ONG. Il 13 agosto 1415 Enrico V sbarca nei pressi di Le Havre con un esercito forte di 15.000 uomini al grido di «Reprendemose la Francia!». Primo obiettivo, assedio alla città portuale. Assicuriamoci il porto. Ma l'assedio che doveva essere lampo non va tanto mica per il verso giusto. I francesi si erano preparati. Avevano fortificato le mura, allagato le pianure circostanti e tagliato fuori tutte le scorte di viveri, chiudendo i carri Fur 24 nel raggio di 100 miglia. Capite bene, carenza di cibo, freddo, aria insalubre. Sono i tre grandi alleati francesi che evocano il loro più potente alleato, la dissenteria. La dissenteria dimezza l'esercito di Enrico V, segno che l'Inghilterra doveva ancora convivere con le guerre intestine. Ma Enrico non demorde e con solo 1.000 uomini d'arme, 5.000 arcieri e 20.000 mosche continua l'incursione in territorio francese. E i francesi? E i francesi intanto li braccano. Non cercano subito lo scontro diretto, ma seguono le loro tracce.
perdonerete, è anche abbastanza semplice capire che trattasi di esercito inglese. O stiamo seguendo loro, o qualcuno si è perso un carico di Nutella Biscuit. E a questo punto mi prende il block. Mi chiedo, ma abbiamo delle fonti che ci confermano che qualcuno ha constatato che effettivamente non fossero Nutella Biscuit? C'è una fonte di un povero francese che ha dovuto proprio confermare, no, purtroppo non sono Nutella Biscuit, e a dirla tutta, hanno una dieta priva di magnesio. Ecco, i francesi hanno radunato il loro esercito, 35.000 uomini, per la maggior parte cavalieri. Capite bene che il cavaliere nel Medioevo era la macchina da guerra per eccellenza. Erano gli Iron Man del tempo, armature altamente tecnologiche, dispensatrici di morte, che potevano solo permettersi miliardari playboy. Per il cavaliere la guerra, le gesta, l'impresa erano la vita. E a dirla tutta, i francesi dispiaceva anche un po' doversi sporcare le mani con questi vili arcieri. Esseri miseri che non avevano neanche il coraggio di ucciderti a corpo a corpo, ma dovevano spararti a distanza. E poi chi erano questi arcieri inglesi? Plebaglia, contadini, fabbri, maniscalchi, poveracci vari, degni solo di essere catturati dai cavalieri per il piacere di mutilare indice medio e rendere inutili come un influencer senza pollici. Nei pressi di Agincourt, l'esercito francese blocca il passaggio verso Calais all'esercito inglese. I consiglieri di Enrico chiedono: ma maestà, è proprio il caso di combattere? Non è che siamo ferratissimi in matematica, ma abbiamo chiesto a un nostro esperto e lui dice che sono esattamente un fottio di più. Enrico ci pensa su. No, Duca di York, dobbiamo per forza combattere domani, perché è il giorno di San Crispiano e Crispino, e se non combattiamo domani roviniamo la metrica William Shakespeare. Questioni di punti di vista: per Enrico V loro erano i fortunati pochi, meno siamo più gloria c'è da spartirsi; per il Duca di York erano i poco fortunati, meno siamo e più c'è la possibilità che ci rompano il culo. E battaglia dunque, si schierano gli eserciti. Enrico V piazza i suoi uomini in una piana delimitata da due boschi e parte subito di gran palizzata. Parte di palizzata perché dall'altra parte c'è il possente esercito francese, i maestosi cavalieri francesi in prima linea. Dietro di loro fanteria pesante, poi altra fanteria pesante, altri cavalieri, e in più ci sono anche, c'è la milizia parigina. Ci sono ancora arcieri, balestrieri genovesi, famosi in tutto il mondo per non sparare neanche un dardo se non erano sicuri di recuperarlo dopo. Ma c'è un problema. È subito stallo. Dopo ore e ore i francesi non danno alcun segno di voler attaccare. Poi perché dovrebbero? Sono in superiorità numerica. Hanno cibo. Non hanno nessuna fretta di attaccare. I vari duchi se la chiacchierano e se la godono. Sono cavalieri loro. Hanno già combattuto insieme, spesso anche uno contro l'altro. Per loro la guerra è un gioco. Sul fronte inglese invece la situazione è molto più tesa. Sono 6.000, infreddoliti, hanno paura. Sanno che stanno per venire a contatto con la morte. E la cosa sicuramente non aiuta la loro dissenteria. Ma le mosche insistono per combattere, perché hanno sentito che dall'altra parte ci saranno un botto di cavalli, un bottino troppo goloso. Oh, qui ci va una piccola precisazione. Se l'alleato francese è la dissenteria inglese, l'alleato inglese è il campo di battaglia. Un terreno che è stato arato e che con la pioggia si è inzuppato molto e ora è praticamente una melma, utile solo per la lotta nel fango femminile o per rallentare i cavalli. Dunque, Enrico V decide, contro ogni buon senso, di far avanzare il suo esercito. Capite bene? I francesi rimangono sbigottiti, quasi divertiti. Ma cosa fanno questi poveracci?
Sono a 700 metri, a 500 metri, a 300 metri, a 270 metri. Stop. Enrico V fa sistemare i suoi arcieri, la maggior parte, al limitare del bosco. Al centro la fanteria, alternata a dei piccoli veli di arcieri, e ordina a tutti di mettersi a scacchiera e di piazzare, soprattutto agli arcieri, piazzare dei paletti, e ordina di accendere la griglia. Presto sarebbe arrivata tanta carne equina. Se a quel punto, vedendo gli inglesi piantare paletti, la cavalleria francese avesse caricato, a quest'ora il nome di Enrico V al massimo sarebbe famoso come fertilizzante. E invece, ed ecco che arriviamo al problema degli eserciti feudali, e perché poi presto spariranno, i francesi stanno litigando. I francesi litigano. E per che cosa litigano i francesi? I loro nemici sono lì. Ma litigano per la precedenza. Ogni cavaliere vuole essere messo nella prima schiera, nella prima carica, per andare a travolgere il maggior numero di nobili inglesi. Sono pochi. A parte gli arcieri, saranno 1000 soldati degni di combattimento. Ed ecco il problema della cavalleria. Non ci può essere gloria per tutti. Ci sono pochi nobili. E io sono pagato in visibilità. Che figura ci faccio se ammazzo degli arcieri? Io voglio arrivare nella linea centrale e prendere lo stendardo di Enrico V. Potremmo dire che l'esercito francese era molto anarchico, non seguiva una linea di comando diretta, con un comandante che impartiva gli ordini a tutti, coordinava una strategia, aveva delle tattiche. Loro erano cavalieri, tutto cuore e gloria. Sì, c'è stato un maresciallo che ha tentato di coordinare l'attacco, il maresciallo di Boucicaut, ma dal momento in cui arrivano i cavalieri, i vari duchi, lo trattano un po' come l'FBI tratta la polizia. Grazie maresciallo, da qui ci pensiamo noi, ci pensa la cavalleria. Anzi, se permettete, questa è la nostra prima linea. Spostate gli arcieri, la milizia e i balestrieri, tornate indietro, dateci spazio che adesso li carichiamo. Capite bene? I tiratori francesi sono fuori combattimento, sono troppo distanti, inutili. Mentre gli arcieri inglesi, durante questa litigata, hanno finito di piazzare i loro paletti e stanno iniziando a scoccare. Il sibilo micidiale delle frecce degli archi lunghi inglesi, definito anche l'arpa del diavolo. I cavalieri francesi iniziano a sentirsi piovere addosso migliaia di frecce che rimbalzano sulle loro armature come se fossero delle palline di grandine. Un vero e proprio insulto. Qua bisogna fare uno sforzo. Bisogna provare a immaginare cosa significa essere cavalieri ed essere colpiti da un'arma ignobile utilizzata da gente ignobile. È come se un contadino, finita la sua giornata, vi incrociasse e vi desse una scuzzetta. Pah! Anche oggi non si lavora, eh? Duca de Troyes de Mecoyon. Dovrebbe semplicemente autosquarciarsi da solo. Senza ordini, senza strategia, parte dunque la carica della prima linea della cavalleria francese e si va in centro a massacrare le linee del re. Ma gli arcieri ai fianchi, chi se ne frega degli arcieri? Andiamo a massacrare quei figli di... Ma qualcosa va storto. La carica è faticosa, è pesante, e i cavalieri se ne accorgono. C'è il fango che rallenta i cavalli, e ora il tiro degli arcieri, non più dall'alto verso il basso, ma con il tiro diretto, che se non colpiscono il cavaliere, colpiscono il cavallo. E una volta arrivati a destinazione, ci sono i pali, spiedini di cavallo per tutti. La prima carica è fallita. I cavalieri francesi dunque si ritirano. Ma che cosa succede? Che mentre la cavalleria si ritira per tornare in postazione e riprendere fiato, arriva la fanteria pesante francese. Che pensa, vabbè, ormai il più sarà fatto, dobbiamo giusto ammazzare i moribondi.
E invece no. Non solo stanno per infilarsi in un inferno, ma devono anche evitare la carica involontaria della loro stessa cavalleria. Confusione, calpestamenti, e il tutto sempre sotto le frecce degli archi inglesi. La fanteria francese, faticosamente, e devo dire anche abbastanza mal ridotta, raggiunge la prima linea inglese. Basterebbe vincere questo scontro per capovolgere tutta la battaglia. Ma la fanteria francese non regge l'urto. La furia e l'agilità della fanteria inglese inizia a schiacciare la fanteria francese, che da una parte è bombardata dagli arcieri, dall'altra schiacciata dagli inglesi, e da dietro schiacciata dall'altra fanteria, un'altra schiera che si sta unendo a questo grande mattatoio. Dietro ogni corazza di ogni francese si può leggere chiaramente la scritta Simmental. In certi punti del campo di battaglia il numero dei cadaveri è così alto che si formano muri di corpi dall'altezza umana. In un quarto d'ora gli arcieri inglesi scagliano qualcosa come 300.000 frecce alla faccia di San Sebastiano. E anche quando finiscono le frecce, gli arcieri inglesi, invece che ritirarsi dal campo di battaglia, si gettano nella mischia. Con armi raccimulate nel campo, iniziano ad attaccare come delle baby gang i cavalieri isolati, 3 o 4 contro 1. La mattanza durò 3 ore. Ma c'è ancora una schiera di cavalieri, ricordate? Non è ancora scesa in campo. La battaglia potrebbe ancora cambiare verso. Ma la cavalleria si ritira. La vittoria è di Enrico. Anche se si vocifera che altri francesi stiano arrivando alle loro spalle. E nel dubbio che magari la cavalleria avesse fatto una finta ritirata e adesso ci attaccano da un altro lato. Ecco, questo dubbio Enrico non lo vuole correre. E per sicurezza inizia a far uccidere tutti gli ostaggi francesi catturati sul campo. Un bel crimine di guerra, per non farsi mancare nulla, ma solo non ditelo a William Shakespeare. Grazie mille.